Questa mozzarella ai produttori italiani sta costando milioni di euro. Secondo i calcoli fatti dalle associazioni di settore, da quando la Russia ha messo sotto embargo molti prodotti alimentari europei come risposta alle sanzioni imposte per la crisi ucraina, la nostra industria casearia ha perso in esportazione cifre a 6 zeri. Nei primi due mesi del 2015, 20 milioni di euro persi, che si aggiungono agli oltre 100 milioni di euro persi di prodotti non esportati dal 6 agosto del 2014 fino a fine anno. La nostra assenza su quel mercato sta facendo aumentare in modo imponente la produzione di formaggi che in realtà sono fatti in Russia ma che richiamano l'Italia nei nomi. Avete capito bene? Visto che devono fare a meno dei prodotti italiani, i russi hanno cominciato a fabbricarseli da soli, imitando in alcuni casi le tecniche di produzione del Made in Italy di qualità. Quindi, con i nostri prodotti fermi alla frontiera, il mercato di quelli russi non solo è in espansione, ma si sta specializzando. Ce lo conferma Sergei Bignaschi, chef di uno dei ristoranti più esclusivi di Mosca. La mozzarella fatta con prodotti russi e tecnica italiana può raggiungere anche livelli di qualità molto alti, perché le materie prime e il metodo di produzione sono entrambi buoni. Può avere anche un costo più elevato rispetto a quella originale italiana e il sapore è simile. In Russia, dal punto di vista economico, le sanzioni sono state un impulso per risvegliare dei settori produttivi addormentati. E se andranno avanti così, è possibile che assaggeremo presto una buonissima mozzarella fatta in Russia, ancora più simile a quella italiana. Se è vero che l'imitazione della mozzarella made in Italy è a buon punto, non si può dire lo stesso per altri prodotti. E ce ne sono alcuni di cui i russi potrebbero presto sentire la mancanza. Prima avevamo il prosciutto di Parma, ma adesso non si trova, quindi abbiamo dovuto cambiare i nostri menù. Altri prodotti che non si trovano più sono le olive e l'olio d'oliva. Per questi dovremo trovare delle soluzioni alternative. Per il momento abbiamo ancora delle scorte di olio, quelle che teniamo per riserva, e speriamo possano bastare fino a quando non verranno riaperti pacificamente tutti i canali di distribuzione.